Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. La vasta eruzione polare che sta colpendo l'Europa in questi giorni sta portando neve in molte zone di pianura dell'Europa centrale. L'alta pressione, salita fin sul polo, sta convogliando aria gelida di origine siberiana sui paesi scandinavi e tutta l'Europa occidentale, coinvolgendo in queste ore anche la nostra penisola. Le nubi di forma ciottolare sono il segno dell'area più fredda polare in discesa verso il vecchio continente. Intenso il maltempo dei giorni scorsi sull'Italia centro-meridionale. Nei prossimi giorni il maltempo a fasi alterne, con la possibilità di sprazzi di sereno tra una perturbazione e l'altra. Tempo di stampo invernale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 9 novembre. Al mattino residue precipitazioni sulla Puglia centro-meridionale e l'arco ionico della Basilicata. Qualche rovescio sul Gargano e zone interne murgiane e miglioramento nel corso della giornata. Cieli sereni nel pomeriggio e sera. Nuove precipitazioni in arrivo in tarda serata a notte. Temperature in ulteriore calo, sia nelle massime che nelle minime. Venti forti di tramontana. Mari da molto mosso ad agitato il Canal d'Otranto, mosso lo Ionio. Ed eccoci nuovamente con la consueta foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli con la foto dell'alba a Ruca nel Salento, che ci mostra l'ormai prossima stagione invernale, con le nubi che si affacciano all'orizzonte. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.